La protagonista di oggi non è una ricetta, ma bensì la carta forno. Quante volte abbiamo fatto delle panificazioni e vi ho detto la carta forno bagnata e strizzata per aderire bene alle pareti dello stampo. È molto comodo questo metodo che uso e tanti di voi sicuramente l'avranno già fatto. Quindi oggi vi faccio vedere come realizzo questo procedimento e anche come prendo una misura per lo stampo. Naturalmente, se parliamo di uno stampo quadrato rettangolare, si taglia un foglio all'incirca come lo stampo e poi si aderisce. Ma ora ve lo faccio vedere. Se invece parliamo di uno stampo rotondo, ora vi faccio vedere come lo realizzo, tagliandolo esattamente alle misure dello stampo e vai con il tutorial. Innanzitutto vi faccio vedere come preparo uno stampo con carta bagnata e strizzata. In questo caso, come vedete, è già asciugata. Guardate qua, si è aderita perfettamente alle pareti dello stampo, mettendo all'interno questo canovaccio e lasciandolo asciugare così. Magari quando vi alzate la mattina, se avete intenzione di panificare la mattina oppure qualche ora prima di panificare, basta fare questo procedimento. Mettiamo un attimo da parte e vi faccio vedere. Innanzitutto uso lo stesso stampo, guardate, tolgo il canovaccio, metto via questa carta forno, prendo il rotolo e prendo più o meno le misure dello stampo, guardate, facendo uscire fuori dallo stampo qualche centimetro, come potete vedere. Quindi vado a tagliare. Qui accanto a me, vedete, ho già una ciotola con dell'acqua. Fate conto che io magari vado sotto il rubinetto, no? Sotto l'acqua corrente. Prendo il mio foglio di carta forno e faccio questo procedimento. Scusate il fracasso, il rumore, però devo farlo per farvi vedere. Faccio. Fate conto che io stia all'acqua corrente sotto il rubinetto, guardate, e vado a bagnare tutta la carta forno. Delicatamente la vado a strizzare. Vi faccio vedere tutto in modo che voi non sbagliate, se c'è qualcuno che ancora non l'ha fatto. Tolgo via la mia ciotola con l'acqua. Che faccio? Guardate. Innanzitutto, se mi trovo sotto al lavello, che faccio? Vado e faccio cadere l'acqua in eccesso da questo lato, no? Diciamo dall'altra parte del lavello. E poi la metto qua. Spero che vi sia utile questo tutorial perché è molto semplice, ma tante volte tante persone non l'hanno ancora realizzato. E che faccio? Vado a farlo aderire così, facendo cadere poi, no, gli estremi della carta di fuori dello stampo. Naturalmente dipende, perché poi se abbiamo uno stampo più grande, voi vi dovete procurare due o tre fogli di carta forno e fate lo stesso procedimento, li mettete uno accanto all'altro. Ok. Guardate, ora prendiamo il canovaccio e lo facciamo aderire qua. Ecco, schiacciate. E premete qua sui bordi in modo che la carta forno prenda la forma. Ecco qua. È molto molto semplice. Quando voi avrete lasciato così per un paio d'ore, un'oretta, dipende poi, dipende anche dalla temperatura, a volte asciuga subito, eh? E così con questo canovaccio prenderà la sua forma. Togliete il canovaccio perché guardate, asciugherà sul fondo e si aderirà perfettamente come abbiamo aderito anche questa. Ecco, questo è uno dei due tutorial che io vi ho elencato all'inizio della ricetta. Certo è che per me è molto più semplice fare una video ricetta che fare un tutorial. Non sono abituata a fare tutorial, ma per me questi piccoli accorgimenti sono molto importanti. Ora vi faccio vedere come poter tagliare a misura giusta, come vi ho elencato all'inizio del video, la carta forno allo stampo desiderato. In questo caso sto usando questo stampo, vado a tagliare. Lascio la forbice un attimo e vado a piegare, prima in questo senso, ora in questo
questo per due volte, quindi avete visto, no? Prima in questo senso, poi così. Ora create l'angolo, quindi prendendo una estremità e andando sull'altra e create un angolo. Questo va bene, questa angolatura va bene se abbiamo uno stampo un po' più grande. Se abbiamo poi invece uno stampo un po' più piccolo, che facciamo? Andiamo a piegare un'altra volta, eccolo qua, andiamo a girare lo stampo, prendiamo la forbice, voglio farvi vedere precisamente, andiamo a mettere lo spigolo, qua l'angolo, al centro dello stampo, guardate. Ora, se voi volete foderare anche le pareti, in questo caso, così, andate a prendere questa misura, questa, sul bordo proprio. Se invece voi volete prendere soltanto la base, tagliate qua. Siccome io voglio foderare anche le pareti, che faccio? Faccio questa forma e vado a tagliare. Giro, apro, guardate la forma della stella, ecco qua. Questo serve, questa estremità fuori dallo stampo serve a prendere poi qualsiasi prodotto noi abbiamo infornato per andare più comodi. Se abbiamo invece uno stampo a cerniera, basta semplicemente andare più prima del bordo dello stampo. Allora, ve ne faccio vedere un altro. Andiamo a tagliare nuovamente. Se vedete che si arrotola, lo girate dall'altro lato. Andiamo a tagliare. Sempre lo stesso stampo, in questo caso la base. Quindi andiamo a ripiegare. Nuovamente, come prima, stessa cosa di prima. Quindi poi angolo, nuovamente angolo, eccolo qua, giriamo lo stampo, punto centro, estremità dello stampo, questo solo per creare la base. Ecco qua, quindi io vado a tagliare qua, giro lo stampo, ed ecco la base, perfettamente. E così abbiamo realizzato due bei tutorial che potrebbero esservi molto utili. E con questo abbiamo finito, spero che questo piccolo e semplice e forse banale tutorial vi sia servito. Tante persone, ripeto, non lo hanno mai fatto. Spero che vi piaccia. Questo procedimento di creare la base sul fondo dello stampo e può essere utile anche per lo stampo a cerniera. Niente, io con questo vi lascio e vi auguro una buona giornata. Spero che vi sia stato utile, perché era da tanto che volevo farvelo vedere, però mi dicevo, e se magari è troppo banale, magari mi dicono sì, ok, l'abbiamo fatto tante volte, ma ci sono tante persone anche che non l'hanno mai fatto questo esperimento, in particolar modo l'esperimento della carta bagnata e strizzata. Niente, io vi saluto, spero che vi sia piaciuto e vi ringrazio. Alla prossima, ciao a tutti di cuore da Tiziana Mani in Pasta.